Allora, prima di tutto voglio dire una parola di benvenuto a Monsignor Tricarico, che viene particolarmente per incontrare voi, le confraternite, per quindi avere con voi un momento di catechesi. Lui è già venuto altre volte in questa chiesa, sa benissimo che siamo nella chiesa di San Pio, la chiesa dove San Pio ha celebrato la sua prima messa, ha celebrato poi anche tante volte l'Eucaristia. In questa chiesa le cose belle che si sono verificate, quei fenomeni mistici, ma al di sopra di tutto, diceva Padre Pio, la preghiera, perché questo voleva essere Padre Pio, un frate che prega. Voglio essere soltanto un frate che prega. E penso che la nostra vita cristiana deve sempre partire da questa esperienza grande che è la preghiera, la preghiera fondamentale nella nostra fede, la preghiera che ci unisce a Gesù nello Spirito Santo e la preghiera che sale a Dio nostro Padre. E quindi lui certamente con la sua parola, con accanto Padre Pio, in questo momento, in questa chiesa, che certamente trasmetterà insegnamenti belli, insegnamenti importanti per la nostra vita cristiana. Allora benvenuto Monsignor Tricarico, buona conferenza, buona catechesi e poi più tardi la celebrazione eucaristica. Buonasera a tutti, ringrazio tutti per questa partecipazione così sentita, ringrazio i confratelli della Confraternita del Principio di Cristo sulle orme di San Pio, miei confratelli che vi voglio bene tutti, ringrazio le confraternite che sono venute dai paesi vicini, la confraternita Maria Santissima del Carmine e Monte dei Morti, la confraternita Corpo di Cristo e Sant'Anna, la confraternita della Santissima Croce e la confraternita del Santo Rosario e Carmine. Poi un saluto particolare, particolarissimo, ai medici di San Pio di Pescara. Sono delle persone forse uniche, si adoperano per il bene, una onlus, si adoperano per il bene delle comunità, del bene di tutti. Un abbraccio particolare al dottor Prosperi, che per me è un fratello, e se per me è un fratello deve esserlo anche per tutti voi carissimi confratelli, perché vuole bene alla nostra confraternita e si adopera per il bene di tutti. Ringrazio padre Tarcisio, che è il nostro confratello onorario, Roberto Zaffiro, che è il nostro confratello onorario, i frati, i francescani dell'Immacolata e del Buon Consiglio che si adoperano per le riprese, e un saluto particolare, anche se l'ho nominato per ultimo, al nostro Don Vincenzo, che è una persona eccezionale, un responsabile di diocesano delle confraternite, e cerchiamo di essere sempre più uniti e di crescere sempre di più, per il bene non nostro, ma della comunità e di chi ha bisogno di noi. Grazie a tutti. Di ringraziare il nostro parroco. Grazie padre Giuseppe. L'emozione che scherzi. Prego, monsignore, voi. Carissimi sorelle e fratelli, benvenuti. Ci scambiamo il benvenuto a vicenda e devo anzitutto con piacere e con gioia salutare il rappresentante di Sua Eccellenza il nostro Arcivescovo diocesano, il nostro carissimo Don Vincenzo, il superiore di questo convento e parroco di questa comunità parrocchiale, e poi il nostro caro Almi, eroico e mai stancato
di portare avanti la parola del Signore in mezzo a noi, fratelli e sorelle nel Signore nostro Gesù. E nel dirvi questo primo indirizzo, è molto bene che noi in piedi diciamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Chiediamo anche l'aiuto della mamma nostra nel cielo, Maria Santissima. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Il nostro incontro è anzitutto espressione di fede, di amore al Signore e diamo gloria al suo nome santo. Gloria al Padre, Figlio e Spirito Santo, come è il principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo del Padre, Figlio e Spirito Santo. Amo. E dunque l'associazione del Santo Padre Pio si riunisce in questa bella chiesa parrocchiale quest'oggi per iniziare, o per meglio dire, dare un nuovo inizio. Comunemente si dice uno slancio, e chi è sulla faccia della terra, fra gli uomini e le donne, gli esseri ragionevoli, che non ha bisogno sempre del nuovo slancio nella sua stessa personalità, e nel suo dinamismo quotidiano per cui è stato creato e agisce nella nostra società. Ecco, miei carissimi, io non so adesso come il nostro Presidente mi autorizza, quanto tempo mi dà o cosa devo, come si svolge questa nostra riunione. Ma credo che si tratta soltanto di una introduzione o di un saluto. Io vorrei dirvi ancora qualcosa di più, ma spero che non mancherà l'occasione, perché c'è molto da dire, molto. Voi lo capite da voi stessi. E col pensiero al nostro Padre Pio, che immensità, mia cara, miei carissimi, di lezioni, di Vangelo, di vita spirituale, di pratica cristiana, di coraggiosa fede a portare avanti la parola del Signore e il suo amore immenso, onnipotente verso di noi. E penso che conviene stabilire, configurare, o come voglio dire, confermare la vostra idea di quello che è associazione, di quello che è stare insieme. Vicini, veniamo da diverse parti, che oggi la lontananza quasi non esiste, ma siamo diversi e siamo chiamati a stare vicini ed anzi uniti. Io non devo ricordare a voi, miei carissimi, quanto l'unione e la vocazione, possiamo dire primaria della società,
il cittadino caro, dolorosamente trascurata come tante realtà essenziali della nostra esistenza. Non ci piangiamo sopra, ma ricordiamo e speriamo, abbiamo la fiducia. Però, miei cari, quanto è importante che il cristiano, il credente, sia profondamente consapevole del concetto della vocazione, del dovere, diciamo, dell'unità. Siamo associati, siamo uniti nel nome del grande amico di Gesù, il Padre Pio. Qui veniamo sulle sue orme fisicamente. Abbiamo letto nella sua biografia le sue vicende di giovanissimo qui a Piana Romana, cioè se veniamo di là, qui siamo in Piedelcina, vero? Sulle orme di questo santo noi corriamo come incontro a una visione, incontro a uno splendore di luce. Lui ha visto Gesù, lui ha parlato con Gesù, lui ha sperimentato cos'è stare accanto a Gesù e a lui consacrarsi e ad ogni momento offrire a lui il meglio di se stesso, anche se le forze umane sembravano totalmente esaurite. Miei cari fedeli, quanto è importante sapere, essere convinti che il Signore ci chiama, lo Spirito Santo è in mezzo a noi. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono con loro. Il salmista, il re Davide, già diceva nel suo salmo: quanto è buono e quanto è giocondo e piacevole che i fratelli si trovino insieme. Noi non siamo fratelli, miei cari. Noi non abbiamo la fede nel Signore Dio nostro che è Padre. Lui si è rivelato come Padre e Gesù ha consacrato questa nostra famiglia quando ci ha dettato: quando pregate direte Padre nostro, non di Luigi, di Giacobbe, di Vincenzo, nostro. Come al termine della sua esistenza fisica qui sulla terra ha voluto anche una madre nostra, e anche nel nome di lei noi ci riuniamo qui in questa chiesa. O Signora del cielo, madre nostra, mostraci il tuo volto, guarda, dacci il tuo sguardo e mostraci il tuo figlio divino Gesù. Ecco, miei cari fedeli, vorrei dire che ad ogni momento ognuno di noi, specialmente quando simbolicamente indossa il suo mantello con questo emblema meraviglioso che voi avete, siamo famiglia, famiglia speciale, umile, non esclusiva, anzi, noi vogliamo che vengano altri, vengano molti, noi li abbracciamo tutti, con noi condividiamo la nostra fede, con lui diciamo insieme la nostra orazione, con lui tutte le nostre, il desiderio e l'ansia di avanzare nel cammino del Signore. È luce, lucerna sui miei passi la tua parola. È la preghiera del Salmo, come voi sapete.
Non ci sono parole sufficienti, miei cari, per dirvi quanto è importante la consapevolezza dell'associazione nostra, della unità. Gesù ha pregato per l'unità. Gesù conosceva bene la nostra fragilità e ha pregato e ha spiegato a noi che siate uno come io e il Padre siamo uno. Immaginate che paragone ardito e prezioso, come quando l'Apostolo Paolo ci spiega che l'amore dei coniugi rappresenta, immaginate, l'amore che unisce Cristo stesso e la sua Chiesa. E dunque, mai arrendiamoci a pensare che sia una cosa automatica. Non devo io ricordare a voi come siamo nell'epoca dell'automatismo. Io ricordo quando partivo all'aeroporto di Fiumicino, quante operazioni si fanno. Ma il pericolo dell'automatismo è sempre alle porte. Le cose da sole non si fanno, noi le dobbiamo fare. E nel caso nostro le facciamo con tutto l'ardore, perché è Gesù che si aspetta da noi un atto d'amore. Si aspetta da noi una donazione, la nostra volontà e il nostro desiderio di servirlo. La nostra associazione ha bisogno della nostra cura, della nostra premura, ha bisogno della nostra comprensione, ha bisogno della eliminazione di tanta volgarità che è la polvere delle strade della vita, cioè tirare fuori l'egoismo, le gelosie, i protagonismi. Siamo membri di un'associazione religiosa che pratica la fede e sta sui banchi di fronte a questa cattedra splendida che è la stella polare. Padre Pio, che ha servito il Signore e l'ha servito nel sacrificio, e il Signore ha voluto anche che lui avesse la sembianza fisica di quello che è stata la sua presenza redentrice nel mondo. Per favore, il Papa spesso chiede il favore di pregare, vero? E molte volte mi viene questa parola, che è piuttosto corrente nelle nostre conversazioni. Ma voglio dire, curiamola questa realtà nostra. Siamo associati, siamo unità, siamo unione, unione in Cristo. E posto bene questo pensiero e questo proposito, diciamo anche questo programma, io voglio dire alla vostra coscienza, siamo uniti perché è un'unione molto forte che merita tutta la nostra attenzione, la nostra cura, vorrei dire gelosamente da curare, come da curare l'unione di una famiglia, la mamma, il figliolo, il papà, è da curarsi, no? È voluta da Dio, c'è anche nelle tavole dei comandamenti, onora il padre e la madre, in quell'onorare c'è tutto, onorare. È vero, noi siamo nell'unità per imparare, per consolidare, per radicare e per operare le lezioni di vita cristiana che Padre Pio ci dona. Non è vero che spesso il Padre Pio è conosciuto perché ha fatto o ottenuto quel miracolo, quell'altro miracolo, certamente cosa importante. Ricordo, ero vicino a Santo Padre Giovanni Paolo II,
quando, al momento della sua beatificazione, diceva: questo uomo, questo frate ha stupito. Ma diciamo la verità, non ha stupito, almeno per tanti, non ha stupito per la sua perfezione evangelica, per il suo amore al Signore Gesù, il suo attaccamento incondizionato, per il suo ascolto, per la sua comunicazione alla gente di quella che è l'essenza di Dio, amore e misericordia. Quanti hanno pensato? Ecco, noi umilmente siamo coloro che vogliamo prendere queste lezioni del Padre. E l'associazione prende proprio questo nome dal Padre Pio. È una pretesa, come vedete, abbastanza ampia. Però sappiamo che siamo uniti nello Spirito Santo e, come in questi giorni abbiamo letto nelle lettere dell'Apostolo Paolo alla comunità di Roma, siamo fragili, ma operiamo in Cristo Gesù. Gesù è con noi. Gesù è contento di noi. Gesù vuole che noi seguiamo questo Maestro, suo servo fedele, come è pronto il Signore a dire: bravo, euge, euge, scritto in latino, in greco eros, euge, bravo, servo buono e fedele. Noi apprendiamo questo dal Padre Pio. La nostra associazione deve essere attiva. Oggi si usa spesso questo dinamismo dal greco, dinamica, dinamismo. Non dormiamo, né piangiamoci addosso sulle sventure umane che sono immense. Vogliamo conoscere e vogliamo convincerci e vogliamo operare. Con noi c'è il sacerdote che ci conduce. Non siamo molti, lungi da noi il pensiero dei grandi stadi, dei grandi balli, delle grandi canzoni che non sono io a vituperare, ma siamo pochi. E questo ci dice, intendiamoci, è un bel numero di noi che siamo venuti oggi in chiesa, che il Signore vi dia perseveranza e che il Signore per ognuno di voi dia la qualità e l'ingaggio di un seminatore. Vogliamo seminare, seminare. Non si può prescindere, miei cari, da quello che c'è scritto nel Salmo del Re Davide. Chi semina, semina con le lacrime. Però chi miete, raccoglie nell'esultanza. E ancora l'Apostolo Paolo a spiegare: c'è il seminatore, c'è Paolo, c'è Timoteo, c'è Tito, c'è Aquila. Però chi raccoglie è Dio stesso. E c'è anche questo principio importante: chi semina poco raccoglie poco, chi semina in abbondanza si arricchisce. Mi sembra che sia anche questa una connotazione più che importante, essenziale, del nostro essere uniti. Cerchiamo di non stancarci, motivarci sempre, pensiero attivo: il Signore è con noi, il Signore ci chiama, il Signore bussa alle porte. In questi giorni è stato dichiarato santo un sacerdote colto, devoto, sincero. Questo sacerdote era di religione anglicana,
come sfortunatamente 5 secoli fa avvenne questo che si chiama scisma anglicano, e lui seguiva il corso delle sue cose ed era niente di meno cappellano degli studenti universitari all'Università di Oxford, lì a est di Londra, vicino a Londra, come sapete. Henry Thomas Newman è stato beatificato, pensate, nel centro di Londra da Giovanni Paolo II, e nessun anglicano si è dispiaciuto. Progresso dell'intelligenza e della coscienza. Lui era inglese ed era membro autorevole della Chiesa anglicana, però il suo studio e la sua preghiera l'hanno portato alla conversione, è diventato sacerdote cattolico e anche cardinale, e ha vissuto in pieno la perfezione cristiana. Il suo processo è durato tanti anni, felicemente concluso. A me piace ricordare in particolare questo sacerdote Newman, perché ripeteva ai suoi studenti: guardate, state attenti, che Dio, Dio del cielo, bussa alle vostre porte, bussa, e non c'è maniglia, si apre solo dall'interno. Che sventura, che dispiacere se voi non aprite. In questo certamente rifaceva, meditava il pensiero di un altro grande santo vescovo, Agostino, il quale arrivava a dire: temo, ho paura del Signore che passa. È una ricchezza la presenza del Signore. Lui viene con la sua grazia, col suo perdono, con la sua delizia celeste. Però il vescovo Agostino diceva: ho paura che lui passa, io non me ne accorgo, che lui chiama e io non sento, o che lui mi propone e io mi rifiuto. Ecco, fra le tante bellissime strade che la nostra associazione ci presenta, c'è questa, miei cari, il desiderio di andare incontro al Signore, condotti per mano dal nostro maestro spirituale, il Padre Pio. Io vi auguro, auguro a me, che possiamo avere questa attività costante, ben edificata. Ricordate che Gesù ha voluto sempre vigore, forza, radici. Ha dato l'esempio della casa edificata sulla roccia, non sulla sabbia. Andiamo avanti con molta, diciamo anche la parola, serietà e impegno. Il Signore non manca di venirci incontro. Auguri e un abbraccio a voi tutti con molto affetto. Ognuno di noi, ascoltando Sua Eccellenza, avrà memorizzato un messaggio, una frase, un incitamento all'amore verso Dio e tra di noi. Conserviamola questa frase, questo messaggio, gelosamente. Ritorniamoci sopra, a casa, quando abbiamo un po' di tempo. I Santi Padri dicevano: ruminare la parola di Dio. Voi sapete, i ruminanti sono quegli animali che mangiano, buttano lo stomaco il cibo e poi lo riportano un'altra volta in bocca per tritolarlo e renderlo digeribile. Bene, anche noi dobbiamo abituarci a ruminare la parola di Dio, abituarci a far sì che ci adeguiamo alla parola di Dio, e non Dio deve adeguarsi alle mie idee, alle mie visioni, ai miei progetti. Ecco allora l'umiltà,
L'umiltà, che domani sarà, anche stasera, il tema della liturgia della parola. Sentirete il pubblicano e il fariseo che si portano al tempio a pregare. E il pubblicano fa partecipare alla preghiera anche il corpo, inchinandosi, tenendosi con la testa giù, riconoscendo le proprie miserie, i propri peccati e convitando la misericordia di Dio. Signore, abbi pietà di me, peccatore. Dunque, perché la preghiera sia gradita a Dio, l'umiltà. Nella prima lettura che ascolteremo, sentiremo un altro aspetto che deve avere la preghiera di un cristiano per essere accolta da Dio. Beati coloro che andranno in soccorso ai poveri, agli emarginati, ai sofferenti. La preghiera che sgorgerà dal cuore solidale è ancora più accetta il Signore. Qui abbiamo in mezzo a noi, questo pomeriggio, abbiamo pranzato anche insieme con un gruppo di operatori sanitari di Pescara, i quali, lasciandosi guidare dalla parola di Dio, dall'esempio di San Pio, operano a servizio dei fratelli meno fortunati, della loro parrocchia, della loro città di Pescara. Ma loro, come mi hanno detto, intendono allargare il cuore, facendosi promotori di iniziative in Africa, tra fratelli meno fortunati di noi, per costruire strutture, portare messaggi e aiuti a questi fratelli. Ecco la vita del cristiano, una preghiera di fede, di preghiera, che si poggia su atteggiamenti concreti, non fatte di parole, ma fatte di stile di vita, umiltà e solidarietà. Questo è l'augurio che vi faccio, perché veramente su questo saremo giudicati a Dio alla fine della nostra vita. Non se sono diventato prete o vescovo, se sono priore, sono cristiano, no, se ho amato. L'amore sarà il metro di giudizio da parte di Dio. Allora cerchiamo di vivere l'amore, che è un'esigenza per tutti quanti noi. Vogliamo amare ed essere amati. Però attenzione a come amiamo, chi amiamo, come amiamo. L'amore deve essere gratis. Amare per prima, amare tutti. Allora cerchiamo di valorizzare questi aspetti, questi valori del nostro identikit cristiano, che sta alla confraternita, un motivo in più per vivere questi aspetti della vita cristiana. Sull'esempio di San Pio, chi ha come protettore San Pio, ma chi ha come protettore la Madonna, protettrice la Madonna, chi ha come protettrice, non so, conosco Sant'Anna, Gesù sacramentato, perché le confraternite sono nate anche per difendere le verità della fede. La devozione alla Madonna, il Santo Rosario, la devozione a Gesù sacramentato, l'adorazione eucaristica e anche poi con opere di beneficenza, di solidarietà verso i fratelli. Cerchiamo di conservare questo aspetto per distinguerci dagli altri, altrimenti saremo una semplice associazione di qualsiasi tipo, per esempio la Pro Loco, o un'attività diversa, con fini sociali buoni, però noi ci dobbiamo distinguere, siamo cristiani. Auguri a tutti, sotto la guida di Gesù, di San Maria e San Pio da Pietrelcina. Il dottor Prosperi, fondatore e medico di San Pio da Pietrelcina di Pescara, ci illustra, ci dilucida un po' dei loro programmi che stanno portando a compimento. Prego.
Buonasera a tutti, ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Tricarico, Padre Vincenzo e il Priore Fratello Almirante. Ringrazio voi tutti per essere presenti e tutte le confraternite presenti. Sono onorato di essere qui nel paese nativo di Padre Pio, insieme ai miei fratelli di Pescara. Mi porta Padre Pio qui da voi perché da piccolo l'ho conosciuto, avevo 5 anni. A 5 anni io ero molto birichino e mia madre mi portò a San Giovanni Rotondo, dove io nella folla scappavo, e Padre Pio mi venne vicino, mi diede uno schiaffetto e mi disse birichino. Dopodiché la cosa finì così. 20 anni fa mi mandò a chiamare. Mi venne una vecchietta a casa, mi cercava da un mese e mi disse: sono stato a Padre Pio, dice, devi andare, ti porta i saluti lui. Ed eccoci qua. Non ho capito bene. No, come le ecco, venne una vecchietta dopo 20 anni fa circa e mi portò i saluti di Padre Pio, che era stato a Padre Pio, portandomi i saluti a casa, dicendo che aveva sognato Padre Pio e che mi doveva portare i saluti. Lei non mi conosceva, lei mi ha cercato per un mese, dopodiché mi ha trovato e da quel momento io mi sono dedicato a Padre Pio. Abbiamo creato un'associazione, ne siamo tanti. Purtroppo per motivi personali non sono venuti, ma ne siamo una 50. Abbiamo già dei referenti di varie città d'Italia e all'estero. Stiamo facendo un progetto chiamato le braccia di Padre Pio, per operare ed aiutare tutti i sofferenti. Quindi siamo operativi nello Spirito Santo e nella preghiera, nel portare a tutte le persone sofferenti la dignità umana. Questo è il nostro spirito. Sono onorato di avervi conosciuto e sicuramente insieme faremo dei progetti grandissimi con l'aiuto dello Spirito Santo e di Padre Pio. Perdonatemi dell'emozione. Dire un'altra cosa, c'è una ragazza qui che ha un progetto forse un po' più grande di lei, però lo vuole illustrare, se gli dedichiamo non più di 10 minuti, ce lo illustra e spero nella vostra e nella nostra collaborazione. Buonasera a tutti e mi scuso innanzitutto per l'emozione, perché neanche mi aspettavo insomma questo intervento. Tanto è vero che volevo chiedere appunto il discernimento su questa mia chiamata, perché ancora non l'avevo ben realizzato. Poi ascoltando le sue parole ho capito che probabilmente in un senso ce l'aveva la mia presenza qui, perché appunto è quello che, come diceva, si è chiamati per fare qualcosa nella vita. Ora quello che noi abbiamo nel nostro tempo di vita è una scelta. La scelta che ci porta al bene è quella che libera di più l'anima, mentre quella che ci lega al male purtroppo ci restringe sulla terra. Io niente, mi sono trovata, ora parlo del progetto in modo tale che insomma riesco anche a chiedere il vostro aiuto. Mi sono ritrovata l'anno scorso a far visita ad un professore che non vedevo da 30 anni. Questo mio professore ha avuto una vita molto di sofferenza, quindi forse per questo mi leggo anche a voi in questo disegno che non è mio. Lui faceva dialisi, e però da qui a un anno da questa visita purtroppo è finito. E quindi mi sono ritrovata in casa di questa persona con una sorella di 80 anni e una nipote di 50, senza lavoro,
perché appunto sosteneva lo zio e la mamma. Al che io ho detto a questa ragazza, ho detto: Paola, io ho poco in mano per potersi aiutare, però quello che voglio e che mi sento di dirti è che tuo zio era un'anima, aveva una bella anima e la sua anima l'ha sempre rivolta al Signore. Io ho detto: quindi ho poco, ti posso dare quello che io ho, infatti io dipingo acquerelli. E ho detto: facciamo così, lui aveva, diciamo, sempre donato a noi alunni delle poesie. Ho detto: mettiamo insieme il mio lavoro e il suo e realizziamo un libro. E diciamo, nonostante tante difficoltà, io alla fine ho concretizzato il progetto, con un'unica particolarità, che non ci sono più i miei acquerelli, perché era giusto che insomma ci fosse tutta la parola del professore in questo progetto e che questo progetto potesse aiutare sia a far capire alla nipote che la vita continua anche oltre, ma soprattutto per un'altra cosa che io ho riflettuto tanto. La consulta si è espressa dicendo che il fine vita può essere deciso dagli uomini. Il professore, dopo un ictus emorragico, e quindi un ictus emorragico invalidante, ha scritto 87 poesie. Quindi probabilmente un disegno c'è. E io ho capito che il fine non è né il libro e né io, perché noi siamo soltanto degli strumenti, ma forse quel messaggio deve arrivare a qualcuno. E quindi non so come vi potete aiutare, insomma, in questo. Questo è il quanto. Grazie. Quando sarà pubblicato il libro, di divulgarlo nelle parrocchie per far conoscere le poesie di questo professore. Grazie. Va bene. Signore, il nostro confratello Roberto Nitti, Grillo, è il nostro maestro degli aspiranti della confraternita. Lui prepara i nuovi che vengono ad aderire alla nostra confraternita. Buonasera, eccellenza. Grazie, io devo cominciare col dire che non mi aspettavo di essere chiamato. Non credevo di essere utile. Ecco, quello che volevo dire, ecco già che mi trovo, è questo. La nostra confraternita nasce in un modo anomalo. Di solito le confraternite sono parrocchiali, sono locali. La nostra è una confraternita nazionale o transnazionale, appunto perché, ecco, pensandoci bene, Padre Pio non è più né di Perilcina, né di Benevento, né di San Giovanni Rotondo. Padre Pio è un santo della Chiesa universale, per cui i figli spirituali di Padre Pio sono tutti coloro che si ispirano al Vangelo e all'ideale francescano di Padre Pio. E noi quindi siamo un po' questa associazione, questa confraternita anomala. Che cosa dico a quelli che si presentano per essere nostri confratelli, ai quali comunque si chiede di fare un percorso di almeno un anno, ecco, di, non dico il noviziato, ma insomma un po' di discernimento ci vuole. Ecco, cominciamo col dire che dobbiamo sentirci impegnati, dobbiamo sentirci spinti, dobbiamo sentirci pronti a dare una mano. E allora, intanto cominciamo con l'essere buoni cristiani. Poi, se c'è bisogno in casa o nella casa del vicino o dell'amico di dare una parola, di dare una mano, cominciamo a fare questo. Poi dicevo anche di dare la nostra disponibilità nelle realtà parrocchiali nelle quali ci troviamo. Chi può, ecco, nel nostro gruppo per esempio ci sono, c'è un accolito, Peppino, avevamo tre ministri straordinari, uno Antonio purtroppo ci ha lasciato qualche mese fa, e quindi siamo a disposizione della chiesa locale.
ma chi può, può fare il catechista, la catechista. Chi proprio non si sente portato per nessuna di queste opere può anche dire al parroco: parroco, se avete bisogno posso venire a pulire la chiesa. Ecco, darsi disponibile, e questa è la prima caratteristica del buon cristiano, darsi disponibile. Noi non pretendiamo di dare lezioni o di essere considerati come punti di riferimento, però ecco, siamo buoni cristiani facendo tutto il giorno, tutti i giorni e tutto il giorno il nostro dovere di buoni cristiani. Grazie. Grazie. Abbiamo il confratello Vincenzo Nitti di Bari, che diciamo è un discepolo di San Pio. Siamo discepoli di Cristo sulle orme di San Pio, mi sembra che così si chiama la nostra associazione. Io vi porto i saluti da Bari, come diceva Monsignor Tricarico. Noi dobbiamo essere un'associazione sempre in crescita, no? Come il lievito di birra. Io, quando è stata formata l'associazione, sono stato, mi sembra, l'anno successivo, ma me ne sono venuto da solo, da Bari, ho risposto a questa chiamata e ogni anno ci siamo sempre nuove iscrizioni. Siamo 10-12. E abbiamo altre 4 iscrizioni pronte. Poi stavo pensando al presidente dei Medici, no? Quando ha detto che lui all'età di 6 anni padre Pio gli ha dato uno schiaffo. Guardate, è successa la stessa cosa a me. Noi siamo andati col pullman da Trigiano, provincia di Bari, da padre Pio in pellegrinaggio. Io ero un po' ribelle, no? Quindi il 66, sono il 59, avevo 7 anni. Quando padre Pio passava dalla chiesa, la sedia alla chiesa, c'era la transenna di legno e io misi la testa attraverso la transenna. Come arrivò padre Pio, pum. Allora io ancora oggi non ho capito se quella scappezzata, non ero scappato, era proprio una cosa. Padre Pio aveva, se era un rimprovero o perché io avevo questo destino di perché sono animatore del gruppo di Padre Pio della mia parrocchia da ben 20 anni. Quindi, dottore, non è l'unico, non è solo ad avere schiaffi da Padre Pio. Che devo dire? Un saluto da Bari a tutti quanti presenti, questa giornata meravigliosa. Monsignor Tricarico, con Monsignor Vincenzo Capozzi, e come dice il nostro caro priore, vi voglio tutti bene e vi porto nel cuore. Un saluto a voi tutti dalla nostra consorella Maria Rosaria, neolaureata in teologia. Non ancora. Allora, io a gennaio mi laureo. Comunque faccio parte del gruppo di Battipaglia. Noi a Battipaglia abbiamo come patrona la Madonna della Speranza, che arrivò a Battipaglia grazie a un avvocato originario di Montecorvino, però esercitava a Napoli. 200 anni fa è arrivato il quadro della Madonna della Speranza da Napoli. Diciamo che la storia di Battipaglia, del santuario di Battipaglia, in cui quest'anno festeggiamo l'anno giubilare perché ricorrono i 200 anni dell'arrivo del quadro, bene o male alla stessa radice del santuario di Pompei. Infatti tutti e due gli avvocati, sia Bartolo Longo che Franchini, erano entrambi avvocati, appunto esercitavano tutti e due a Napoli ed entrambi erano molto devoti alla Madonna. Diciamo che a Battipaglia siamo appunto molto devoti alla Madonna per questo santuario che fu eretto all'inizio del Novecento. Prima di questo santuario ci fu una cappella costruita dallo stesso Franchini con questo quadro che poi fu disperso durante un allagamento
e che nel 2008 è stata ritrovata una copia. La copia originale si trova nel convento di San Vito a Marichiano e Battipaglia, oltre a essere devoti della Madonna della Speranza, siamo anche molti devoti di San Pio, perché appunto ci sentiamo attirati, ci sentiamo attratti dalla figura di San Pio. Sì. E questo è tutto. Adesso non posso... Non posso non chiamare due confratelli onorari che, a parte la devozione per San Pio, stanno facendo delle grosse opere del bene nel Benin, in Africa. Sono grandissimi. Padre Tarcisio e Roberto Zaffiro, prego. Innanzitutto che ci siamo salutati, volgo di nuovo a salutare tutti voi, è un piacere per me, è un piacere rivedervi, rivedervi è sempre bello trascorrere insieme questi momenti che condividiamo attraverso la preghiera e attraverso l'Eucaristia, questi momenti che porteremo sempre nel cuore. Io sono Francescano dell'Immacolata, penso che alcuni di voi mi conoscono, e siamo a Frigento, al santuario della Madonna del Buon Consiglio. E con me c'è anche Roberto. Roberto, noi siamo membri onorari, siamo stati fatti membri onorari dell'associazione. E come penso sapete già, abbiamo, perché ogni anno diamo molto materiale, noi ogni anno è da un po' di tempo, da molti anni, che andiamo in Africa. Nel mese di gennaio, quindi tra un po', tra tre mesi, ci ritorneremo per realizzare, con l'aiuto di tanti benefattori, il Signore manda sempre aiuti, quindi con l'aiuto di benefattori cerchiamo, portiamo avanti dei progetti in Africa, in Benin, esattamente in Benin, dove in Benin ci sono presenti tre conventi nostri, francescani dell'Immacolata, e in Benin è una delle nazioni più povere dell'Africa, in Benin. Veramente c'è tanta miseria, non povertà, miseria. Voi sapete che la miseria a volte manca il necessario, soprattutto nei villaggi, nella savana, dentro alla savana. Immaginate che ci sono villaggi dove l'elettricità non c'è, vivono in case, non baracche, perché la baracca già è tanto avere una baracca, vivono in queste strutture, in queste case, in queste stanze, capanne, fatte fango e paglia. E addirittura tanti villaggi, per approvvigionarsi dell'acqua, devono fare chilometri e chilometri al pozzo più vicino, e il pozzo più vicino a volte devono camminare chilometri e chilometri. Si mettono questi recipienti in testa, fanno chilometri sotto il sole, perché lì c'è tanto sole, sotto il sole fanno chilometri per approvvigionarsi, per riempire questi recipienti che si mettono in testa e poi riportarli a villaggio. E tante volte sono bambini di 8 anni
di 9 anni che fanno. E allora in questi anni, grazie a tanti benefattori, abbiamo realizzato, il Signore ci ha fatto realizzare 13 pozzi d'acqua a pompa manuale, perché lì, vi ho detto, lì non c'è elettricità. Sono stati realizzati 13 pozzi, 3 ambulatori per primo soccorso, 3 ambulatori perché in questi villaggi, dentro la savana, l'ospedale più vicino a volte dista veramente migliaia e migliaia di chilometri, e per raggiungerli non è facile, perché i villaggi nella savana non ci sono strade, ci sono sentieri dissestati, sentieri dove ci sono delle buche che noi abbiamo, le chiamiamo pozzi senza acqua, buche. Quindi per fare a volte dei chilometri ci vogliono ore, perché devi stare attento, perché ci sono pericoli dappertutto. E allora abbiamo realizzato, cioè il Signore ci ha fatto realizzare, ci ha fatto costruire 3 ambulatori per il primo soccorso, perché prima, forse sarò un po' forte, prima lì ci si ammalano molto i bambini, perché lì, non essendoci acqua, allora scavano a mano per cercare di trovare un po' di acqua. L'acqua, attenzione, l'acqua c'è, in Benin c'è l'acqua, però per estrarre l'acqua bisogna scavare, ci vuole una trivella, e a volte si arriva anche a 60, 70, 80 metri arriviamo, però l'acqua c'è. Non capisco, a volte mi chiedo, non capisco perché ci sono ancora tanti villaggi nella savana senza pozzi, ma l'acqua c'è. Infatti noi in questi 12 pozzi con tranquillità abbiamo trovato l'acqua al primo colpo. Allora, dicevo, in questi villaggi, no, non avendo soldi per chiamare quelli che trivellano, perché per scavare, per trivellare un pozzo ci vogliono 8.000 euro, chiedono. Per scavare un pozzo, allora non hanno soldi, non se lo possono permettere, quindi scavano a mano e arrivano massimo a 6-7 metri, perché poi iniziano a trovare la roccia, quindi non possono scendere oltre i 7, 8, 9 metri. Quindi raccolgono quell'acqua superficiale, ma quell'acqua superficiale è piena di impurità, di batteri, c'è il dottore che... Quindi si prendono facilmente malattie. E voi vedete, nei villaggi, nella savana, tanti bambini con la pancia gonfia. Quando hanno la pancia gonfia non è un buon segno. C'è il dottore che non è un buon segno. Questo è dovuto per motivi G, perché bevono acqua sporca. Quindi stiamo cercando, lo ripeto, grazie al Signore, abbiamo portato avanti, stiamo portando tanti piccoli progetti, e si sono realizzati anche 3 ambulatori, e poi una cosa ancora, 3 chiese, e a gennaio inaugureremo la costruzione di una chiesa in un villaggio sempre nella savana, dove verrà poi il vescovo. A gennaio già abbiamo organizzato con il vescovo Monsignor Clet, e lì c'è questa chiesa. Adesso chiudo, perché giustamente, se no, sì, troppo. Allora,
Poi vi passo una parolina a Roberto, giusto una parolina, perché lui è un po' la mente di questo progetto, di questi progetti in Africa. Vuoi dire qualcosa, Roberto, giusto? Giusto, ecco, la presentazione. Mi chiamo, ecco, Roberto, dell'Associazione Regina della Pace e Carità. Ecco, andiamo in Africa insieme con i sacerdoti per muoverci in questi tre ambiti, quindi nell'acqua, dare l'acqua, la vita ai bambini e ai popoli, nella sanità, e quindi per portare il Vangelo attraverso sempre la chiesa locale e la costruzione delle scuole. E un grazie a tutti i benefattori e a tutti voi che ci avete ascoltato. Anche la nostra confraternita, un caro ricordo al nostro caro Don Vincenzo, che per le confraternite è l'asse portante della diocesi. Grazie. Confraternita Maria Santissima nel Monte dei Morti. Associazione Medici di San Pio, una pergamena di ricordo a Monsignor Alberto Tricarico. Confraternita Discepoli di Cristo sulle Orme di San Pio, a Monsignor Alberto Tricarico. Associazione Medici di Padre Pio di San Pio, alla nostra Confraternita Discepoli di Cristo sulle Orme di San Pio. Nostra confraternita, all'Associazione Medici di Padre Pio, Ordine dei Cavalieri di San Pio, al Dottor Prosperi. Associazione Medici Padre Pio, al Sindaco di Pietrelcina, Domenico Masone. No, è venuto.
confratelli da discepoli di Cristo sulle orme di San Pio al sindaco, quella che era da dei medici di Pescara. E questa è da parte della nostra confraternita. Padre Giuseppe, sta conversando con lui. Allora Don Vincenzo ci lascia perché ha impegni parrocchiali. Ok, a tutti auguro buon ritorno a casa e sempre con entusiasmo andare avanti con tanta speranza. Superando le difficoltà della vita che ci sono per tutti, o prima o dopo, dobbiamo toccare con mano le nostre fragilità, mai scoraggiarsi. Auguri a tutti, buon ritorno a casa.